Benvenuti miei cari ai racconti della strega. La storia che vedrete riguarda uno dei casi più celebri tra gli appassionati di fenomeni occulti, passato alla storia per essere stato il primo caso di fenomeni paranormali documentati in un rapporto ufficiale della polizia. La storia fu talmente terrificante che venne ispirato il film horror Veronica. A voi il caso Vallecas. Buoni brividi. Il caso Vallecas prende il nome dal quartiere di Madrid, dove in un appartamento al numero 8 di Calle Luis Marín vive insieme alla sua famiglia Estefania Gutiérrez Lázaro, un'adolescente madrilena. Estefania ha la passione per l'occulto. Un giorno organizza a scuola una seduta di evocazione spiritica con una tavola Ouija insieme a due sue compagne. La seduta viene scoperta dalla loro insegnante che, arrabbiata, spezza la tavola Ouija in due parti. Le ragazze presenti sul posto raccontano di aver visto del fumo sprigionarsi dalla tavola spezzata e che venne aspirato da Estefania. La ragazza, da subito, inizia a sentirsi strana. Soffre di insonnia, ha delle allucinazioni dove, agitata, descrive strane forme umane che venivano a trovarla di notte. Li vedeva senza volto e avvolti da un mantello e le chiedevano di andare con loro. Iniziò ad avere anche attacchi epilettici, così i genitori, preoccupati, la portarono in diversi ospedali, cercando di trovare una spiegazione ai malesseri della figlia. Ma dopo diversi esami, i medici non trovarono mai nulla di anomalo e Stefania però continua con i suoi malesseri e non viene lasciata tranquilla. Il 13 luglio 1991, Estefania ha degli attacchi molto forti e aggredisce violentemente sua sorella Marianela, che finì riversa al suolo con della schiuma che le usciva dalla bocca. Il 14 luglio, Estefania ha forti visioni. Viene presa da un grave attacco come se fosse aggredita. E dopodiché va in catalessi. Viene portata d'urgenza in ospedale in stato di coma, ma purtroppo muore quella stessa notte. Viene fatta l'autopsia e non si riescono a spiegare le ragioni del decesso. Viene classificata come morte improvvisa e sospetta. Con la morte della ragazza, in casa Gutiérrez, i fenomeni paranormali si accentuarono nettamente. La madre sente la voce di Estefania che urla e la chiama dalle stanze dell'appartamento. Si sentono le risate di un vecchio che attraversano le pareti, vetri che si rompono all'improvviso senza motivo. Gli oggetti si muovono e le porte si aprono e chiudono da sole. Durante la notte, la madre, mentre dorme, sente qualcuno che le tocca le mani e i piedi e una sera le figlie piccole si svegliano terrorizzate. Sembra ci sia una forza maligna che le porta verso il muro. Il 1 novembre del 1993, dopo 2 anni dalla morte di Estefania, la sua foto, appesa nel soggiorno di casa, improvvisamente prende fuoco. Brucerà solo la parte che raffigura il suo volto.
mentre la cornice e gli oggetti vicini non hanno nessun danno. La notte del 27 novembre, la famiglia Gutierrez chiama la polizia. L'ispettore José Negri e la sua squadra arrivano sul posto e trovano tutta la famiglia fuori casa, sotto la pioggia, terrorizzati. Due agenti restano con loro ascoltando tutta l'intera storia. L'ispettore Negri, con altri due agenti, entra invece nell'appartamento. Quello che succede nell'appartamento è molto inquietante, tanto che il rapporto scritto dall'ispettore dopo la perlustrazione è diventato un oggetto di culto tra gli appassionati di paranormale. Il rapporto descrive l'anta di un armadio che si apre violentemente, nonostante fosse chiusa a chiave, sfiorando il volto di un agente. Si descrive di rumori fragorosi provenire dal balcone, dove però non c'è nulla. C'è uno strano liquido marrone formato su un comodino. Il rapporto descrive anche di un crocifisso che all'arrivo degli agenti era appeso alla parete, ma verrà poi trovato per terra. Era stato strappato dal legno con cui era montato e sulla parete in cui era appeso si vedevano chiaramente i graffi di tre artigli, come se l'avessero divelto dal muro. Gli agenti perlustrarono anche il bagno, che secondo la famiglia era il luogo più infestato della casa, e sentirono un calo improvviso di temperatura mai percepito prima in vita loro. I poliziotti lasceranno l'appartamento di fretta, coscienti di non poter far nulla. La famiglia in poco tempo riesce a vendere la casa e si trasferisce. La cosa incredibile è che tutti gli eventi paranormali si fermarono in maniera definitiva. Infatti, i nuovi proprietari non assisteranno mai ad alcun fenomeno inspiegabile. Il caso Vallecas rimane uno dei più celebri della Spagna per i paurosi fenomeni paranormali avvenuti. Chi è scettico su questi fenomeni potrebbe pensare che la storia è stata ampliata dai media, ma il fatto che a documentare i fenomeni sia stata la polizia rende il tutto più misterioso ed inquietante. Gli agenti corsi sul posto non sapevano nulla di ciò che stava accadendo, quindi non potevano farsi suggestionare e gli eventi descritti dal rapporto di polizia vanno intesi come fatti oggettivi realmente accaduti. Ma allora, cosa sarà successo realmente alla povera Estefania? Forse, usando la tavola Ouija per comunicare con il mondo invisibile, si sono scatenate delle forze oscure che hanno il potere di trascinarti con loro. Miei cari, voi conoscevate la storia di Estefania? Cosa pensate del fatto di usare la tavola Ouija? Fatemi sapere nei commenti e spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi ringrazio, vi abbraccio e buoni brividi!